Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Rachele, la fedeltà della sposa fino alla morte. Di fronte al diniego del suocero, Giacobbe decide di partire lo stesso. Ha ricevuto in sogno la visione di Dio che lo ha invitato a tornare nella sua patria insieme alle sue spose e ai suoi figli. Chiama dunque le due donne, Lia e Rachele, per metterle a parte della decisione. Ed esse gli dimostrano fedeltà, sottolineando di preferire lo sposo al padre, secondo il mandato divino al momento del matrimonio. Allora Giacobbe si alzò, caricò i figli e le mogli sui cammelli e condusse via con sé tutti gli averi e tutto il bestiame che si era acquistato, per ritornare da Isacco, suo padre, nel paese di Canaan. Rachele, prima di partire, sottrae di nascosto al padre i terafim, gli idoli domestici, che egli aveva nella sua casa. La storia è oscura, ma assegna grande importanza a questi oggetti. Forse si trattava di titoli preferenziali per l'eredità. Labano inseguirà Giacobbe pur di riaverli indietro e frugherà nelle tende delle sue figlie e delle loro schiave pur di trovarli. E Rachele, che li aveva presi e non ne aveva fatto parola con alcuno, neanche con Giacobbe, li nasconde nella sella del cammello e poi vi si siede sopra pur di non farli scoprire al padre. Dopo la contesa, Giacobbe e Labano trovano un accordo. Il suocero torna a casa dopo aver baciato e benedetto Giacobbe, le figlie e i nipoti. E con questa grande benedizione da entrambe le parti della sua genealogia, come già era accaduto a Isacco e a Rebecca, Giacobbe e la sua famiglia continuano il viaggio verso la terra promessa, lungo il quale si verificherà la lotta con Dio, il cambio del nome con un nome nuovo, Israele, e l'incontro di pacificazione col fratello Esaù. Giunto a Sichem, Giacobbe vi si stabilisce per poi spostarsi a Betel e Rachele nel frattempo, secondo l'auspicio che si era rivolta al momento della nascita di Giuseppe, era rimasta incinta di nuovo. Durante il viaggio verso Efrata, che è Betlemme, ella partorì ed ebbe un parto difficile. Rachele è la prima donna della storia biblica che muore di parto. Il racconto è breve ma chiarissimo. Mentre esalava l'ultimo respiro perché stava morendo, ella chiamò il bambino Benoni, che vuol dire figlio del mio dolore, ma Giacobbe, quando vide il bambino, lo chiamò Beniamino, trasformando in positivo l'auspicio del nome, perché questo nome vuol dire figlio della destra, cioè figlio del buon augurio. Così Rachele muore nel dare alla luce l'ultimo dei suoi figli. E Giacobbe amerà particolarmente Giuseppe e Beniamino, gli unici figli che aveva avuto da Rachele. La donna viene sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme, e Giacobbe erige sulla sua tomba una stele. Questa tomba, nota la Bibbia, esiste fino ad oggi, e questo è vero anche nel nostro tempo. Vicino a Betlemme si erge un monumento noto come tomba di Rachele, che è citato nei libri di Samuele e che è sacro ancora oggi. Rachele resta una figura imponente di donna, di sposa e di madre. Bella, determinata e astuta, di aiuto per il marito, capace di essergli fedele fino all'estremo sacrificio, pur di generare ancora la vita. Rachele è nella Bibbia la madre per eccellenza. Si pensi alla citazione che di lei fa anche il Vangelo di Matteo, nel passo amaro della strage degli innocenti. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché essi non sono più